Ok, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Quest'oggi in studio abbiamo una rappresentanza di una associazione culturale e che tra l'altro l'hanno trasformata in compagnia teatrale. Intanto accogliamo il responsabile del progetto, che è il professore e regista Sasà Neri. Sasà, benvenuto. Ciao, grazie. Puoi avvicinarti. Sì, ciao, grazie. Ecco. Grazie a te. Parlaci un po' di questo progetto, come è nato. Diciamo che lo spettacolo si intitola La Sirenetta in Come Vorrei, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, giovedì 20 aprile alle ore 21. Esattamente. Lo spettacolo nasce in realtà parecchio tempo fa, perché l'associazione, appunto, come dicevi giustamente tu, è anche e soprattutto un'associazione teatrale, no? E la cosa bella è che alcuni che allora erano bambini nella prima versione, perché a me piace cambiare un po' la drammaturgia, un pochino la storia, raccontare qualcosa non esattamente col taglio Disney, no? Ma in maniera un po' diversa. Adesso sono cresciuti perché io accanto a me ho il direttore musicale, no? Che adesso è Giulio Decembrini, che tra l'altro abbiamo avuto ospite in un'altra occasione, e ringraziamo anche lui. Buonasera a tutti. Puoi avvicinare a parlare, certo. Quando lui ha cominciato con me, quanti anni avevi? Sei anni, capito? Adesso non è che ne hai molti di più, no? Vabbè, una ventina quasi. Non diciamo. Una ventina di non si dice. E quindi lo spettacolo che adesso facciamo è un bel traguardo, perché siamo al Vittorio Emanuele con una compagnia di alto livello professionale, sia tecnico che artistico, tutti messinesi o dell'area messinese, perché c'è anche qualche calabrese, e si canta rigorosamente dal vivo, si recita con una grande intensità, si balla, è un musical a tutti gli effetti. Uno spettacolo da vedere, allora, da non mancare assolutamente. Sappiamo che ci sono dei biglietti già in prevendita. Sì. Ci sono biglietti in prevendita. Acquistare. E questo è importante, perché siccome siamo al Teatro Vittorio Emanuele, ma è un evento del Teatro Vittorio Emanuele, quindi la biglietteria non è lì. La biglietteria è al Teatro Annibale, e nella nostra sede, che è in via Garibaldi al numero 136, e si può già da parecchi giorni cominciare ad acquistare, prenotare biglietti. C'è anche un numero di telefono, possiamo dirlo? Sì, è il 340-9391-685. In realtà ce ne sono altri, ma a memoria non li ricordo, però lì c'è scritto tutto, insomma. Abbiamo con noi anche due protagonisti. Il direttore musicale lo facciamo parlare dopo. Siccome mi guarda già un po'. Abbiamo i due protagonisti, che sono Anna Curcuruto, in arte Ariel, che è la Sirenetta. Lo facciamo parlare? Buonasera, ciao, sei emozionata? Ciao. Un po'. Ma fai finta che tu sei su un palcoscenico, questo è un palco televisivo più che altro. E come ti sei trovata? Io in realtà studio canto da tantissimi anni, inizio all'età di 13 anni a studiare canto, poi ho studiato anche pianoforte, chitarra, e poi mi sono avvicinata al musical nel 2018. E mi sono avvicinata appunto con la compagnia dei Balocchi, poi anche col teatro degli Esoscheletri, sempre con Sasà. E quindi ho fatto vari musical e adesso finalmente La Sirenetta. Dico finalmente perché è il ruolo che ho sognato per tanti anni. Sì. Da bambina, diceva sì. Sasà, molti artisti di voi frequentano questa compagnia da bambini, e anche tu fai parte di questi componenti da bambini ad adulta. Come ti trovi in questo ruolo di Ariel? Io ci sono cresciuta con La Sirenetta, sono cresciuta con la Disney, quindi è un sogno per me che realizzato. Si realizza, sì. Ok, ascoltiamo anche Eric, Riccardo Ingegneri, un altro protagonista di questo musical. Tra l'altro in studio abbiamo anche altri componenti di questo progetto. Vi stanno inquadrando, un sorriso fatelo. E anche loro protagonisti di questo musical. Ma tu, il tuo ruolo qual è? Il mio ruolo è quello del principe Eric, che è di fatto questa via di mezzo tra un principe e un marinaio, perché è un personaggio un po' che vuole svestirsi del suo ruolo. È un po' una portante nei musical, in particolare nelle storie Disney. C'è spesso il principe o la principessa che si è rotta un po' le scatole del ruolo, diciamo, rigoroso, regale, di vestire quei panni, e quindi vuole un attimino una vita più movimentata in questo senso. Quindi il principe Eric è questo. Io sono Riccardo Ingegneri, cerco di interpretarlo come meglio si può. Anche tu, come ti trovi con questa compagnia? È la tua prima esperienza
o ne hai già avuto altre? Ma rido non perché... No, è bello, perché, fai diciamo... ridere anche me, allora... facciamo ridere anche il pubblico a casa. Sì, no, mi viene da ridere perché io quest'uomo che è a capo del progetto lo conosco da un po', diciamo. Sì? Viviamo dentro la stessa casa, questo... Addirittura? Sì, sono suo figlio, ecco, niente di... Non si era capito, No, poteva essere un mecenate per gli ascoltatori. No, io non volevo dirlo, però l'hai detto però, tu, vabbè. Allora, la cosa è questa, che in realtà io ci tengo... Cioè, ci ho tenuto sempre nel corso della mia, chiamiamola carriera, ok, nel corso della mia crescita, nelle mie passioni, eccetera, a non voler cercare di mettere avanti anche solo l'idea del nepotismo o di robe del genere. E devo dire che effettivamente io faccio teatro da quando sono piccolissimo, da bambino, figlio d'arte, è anche giusto. Però ruoli da protagonisti ne ho fatti pochissimi, questo sarà il secondo, forse il terzo, se conto sia la drammaturgia sperimentale che il musical, e quindi mi sto mettendo anche io un po' sul banco di prova, perché ruoli da protagonista in effetti ne ho fatti pochi. È una bella esperienza anche per me questa. Allora, riprendiamo con Ariel. Ariel, il tuo sogno nel cassetto. Ma è difficile. Perché in realtà... cioè, i sogni è bello anche trasformarli noi in realtà, quindi... E tu uno lo hai già realizzato, sì. Lo hai trasformato in realtà. Io vorrei arrivare anche su un palco più importante, anche chissà, magari fuori della mia città. Ma il palco del Vittorio Emanuele è già un palco. Assolutamente, però importante. Mi piacerebbe anche andare un po' in giro a vedere nuove... E sicuramente con Sasà andrai molto speriamo, lontano. Speriamo. Torniamo al regista. Sì. Altre, so che di esperienze ne hai avute tantissime. Una che ti è rimasta impressa. Mamma mia. Una in particolare. Una sicuramente ci sarà. No, ce ne sono più di tante. Sono tante. Perché se devo legare, quella mia in mente non è legata subito alla Compagnia dei Balocchi, ma ai Sostiater, la parte sperimentale del teatro. Che con uno spettacolo in particolar modo, che era Judas, The Guess, raccontava la storia del tradimento per eccellenza, quella di Giuda a Gesù, ma dal punto di vista dell'essere umano, e ha girato un po' l'Italia, ma soprattutto è stato bellissimo essere in tutti i teatri di pietra della Sicilia. Come musical, quello che è sicuramente una delle sensazioni più belle che ho provato è stato quando ho riadattato in maniera totale il testo degli Aristogatti, l'ho stravolto completamente, l'abbiamo fatto diventare con un titolo che doveva in qualche modo evocare anche la musica che mettevamo dentro, Aristo Jazz, dove i personaggi erano diventati tutte persone, non erano più animali, gatti, eccetera, e la storia raccontava di come nasceva il musical americano. E quello ci ha dato grande soddisfazione, peraltro molto presto lo rivedremo sui grandi palchi. Lo rifarete allora? Certo. Lo riproponiamo. Ce l'abbiamo in programma. Direzione musicale? La direzione musicale è un colpo di fortuna, perché conoscere un bambino che viene a recitare da te a 6 anni, capire che c'è tanto in quel bambino, legarsi anche affettivamente, vederlo crescere, poi lui a un certo punto ci saluta perché dice io voglio suonare più che recitare, e poi dopo qualche anno ritorna e dice io ora faccio questo, dimmi se ti servo. Io ho detto sì, dimmi se ti servo, secondo me ti posso aiutare. In realtà da lì la compagnia ha fatto un salto in avanti straordinario, perché certo è un po', dice, ogni scarafone è bella mamma soia, no? Sì. Però... i vecchi detti non si smentiscono mai. Voi cosa ne pensate? Loro sorridono, sono contenti, soddisfatti. Questa è una risposta bellissima. E che Giulio è anche soprattutto un genio musicale che già si sta facendo conoscere sul territorio nazionale e anche oltre, come ben sai. Sì. E quindi per noi è bellissimo essere così legati anche dal punto di vista affettivo, oltre che lavorativo. Lavorare nella vostra città, presentare un musical del genere, cosa vi aspettate da Messina? Questo è un capitolo importante, perché parlo in prima persona. Sì. Io a un certo punto nella mia vita ho proprio scelto di rimanere qui a Messina. Perché è una cosa bellissima questa. E l'ho scelto in maniera un po' dolorosa, perché in realtà tutti, quando chi affronta questo mestiere del teatro, dello spettacolo, immagina qualcosa che vada molto, molto in alto, no? Poi in realtà ti accorgi, c'è una battuta in un testo meraviglioso che dice anche a casa si può essere felice. E quindi su questa cosa io mi sono reso conto che nel momento in cui mi sono quietato quell'animo che voleva espatriare per forza, mi sono accorto che non fosse necessario.
E allora da lì combattere le battaglie nella propria terra per far sì che, è bellissimo poter dire che tutta la compagnia è fatta di messinesi e che il livello artistico è così alto, certo. E stiamo andando in questo senso con l'obiettivo di, come si fa per la medicina, per le varie discipline, non fare scappare neanche i cervelli da Messina che hanno a che fare con quest'arte. Anche perché Messina, diciamo, un po' ha tantissimi talenti, però per fare il salto di qualità c'è bisogno di tanto, c'è tanta strada da fare e ci vuole un colpo di fortuna anche. Non bisogna mollare mai la tensione, perché le occasioni passano, ma se sì. Tu le guardi e basta, sono treni che devi prendere al volo. Bisogna salire sul sì. Treno proprio rischiando anche l'impatto, però senza pensarci su. Giulio mi guarda e dice: ma posso parlare anch'io? No. Giulio, parlaci un po' di queste musiche, di qualche canzone particolare, una musica particolare racchiusa in questo contesto. Ma guarda, intanto noi prendiamo le canzoni del musical originale, le originali, quelle ovviamente americano, Broadway, le riarrangiamo. C'è qualcosa di tuo? Sì, ma secondo me, sai, le canzoni sono di chi le ha scritte, nel momento in cui le canzoni si danno diventano anche un po' di tutti, almeno io l'ho sempre pensata così. Rispettando sempre, noi le riarrangiamo coralmente, per la prima volta nel nostro spettacolo le traduciamo, quindi cantiamo tutto in italiano, supervisione Riccardo Ingegneri, Anna Urcorudo, Serena Spartà, cantiamo tutto dal vivo, i cori sono a più voci, 5-6 voci, solisti, alcune parti a cappella. Alla fine dello spettacolo faremo una sorpresa abbastanza importante. Io volevo farvi fare un pezzettino di canzone, però non è corretto, perché è giusto che andiate a vedere lo spettacolo. Mi sembra giusto. Altrimenti sveliamo tutto e non è corretto. Mi sembra giustissimo. E poi sai una cosa che diceva Sasà, che questo è importante, ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta, una cosa fondamentale, tu l'altra volta mi chiedevi che cosa è importante in un gruppo. Sì. Sicuramente la complicità umana, prima che professionale. E questa complicità c'è tra tutti. E questa c'è. E la vedo. C'è tra tutti, perché tutti siamo alla fine, prima di essere colleghi, nel mio caso in questo caso sono l'insegnante, però siamo tutti amici. E questo ci aiuta a lavorare bene. Quando dico bene, dico bene. Praticamente come i tre moschettieri, tutti per uno. Uno per tutti. Ma sempre. Se c'è qualcosa che non funziona. L'abbiamo anche fatto D'Artagnan. L'abbiamo fatto pure. Ah, avete già fatto. I tre moschettieri, sì. D'Artagnan. Non lo sapevo, però ecco. E arrivato a questo punto era giusto citare. Ricordiamo lo spettacolo. Quando e dove si terrà? Anche perché siamo allora, è a breve lo spettacolo. Sì, è il 20 di aprile, quindi siamo quasi arrivati, è un giovedì alle ore 21 al Teatro Vittorio Emanuele, ma con biglietterie non al Teatro Vittorio Emanuele, ma al Teatro Annibale Maria di Francia e nella sede della Luna Obliqua in via Garibaldi numero 136. C'è anche un sito internet, certo, dove possono avere maggiori informazioni per questo spettacolo. Possono seguire intanto su tutti i social, perché le informazioni sono ormai a tappeto su qualunque social. E poi c'è anche il sito nostro, che è www.lunobliqua.it. Sasà, hai parlato di social. I social quanto sono importanti, da 1 a 100? O da 1 a 10? 120, io 200, io... Sono importanti allora. Sono importantissimi, non fanno parte della mia generazione. Io sono. Perché? Io, come posso dire, sono un puro tecnologicamente. Preferisco chiamarmi così anziché ignorante, no. Quindi preferisco dire puro. Però da quando li stiamo usando come vanno usati, è chiaro che è un mezzo di comunicazione fondamentale, arriva ovunque, ma si deve saper usare, c'è un linguaggio specifico, come c'è quello teatrale, c'è il linguaggio sì. Cinematografico, c'è il linguaggio su qualunque, in tutto, in ogni cosa, anche sui social, quello è importantissimo. Ed essere presenti sui social significa che esisti. Ok, noi siamo giunti al termine. Mi fai un'altra inquadratura anche con i protagonisti, con Ariel, Eric, oltre tutte e quattro insieme. Eric, Ariel, Sasà, il regista, e Giulio De Cembrini. Poi abbiamo gli altri componenti di questo meraviglioso gruppo. E con loro noi vi ringraziamo e vi auguriamo un buon proseguimento. E vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento del cocktail musicale.